arrivato a questo gol, hai cercato a lungo, sei andato vicino un sacco di volte, una piccola deviazione ma ci sta un po' di fortuna dopo tutti questi tentativi. Esatto, dai, un po' di fortuna ci voleva, dopo tutte le volte che me la deviavo di poco andava fuori o il palo ci va di poco, quindi sono contento finalmente ce l'ho fatta. Sì, una partita anche importante perché era importante vincere, al di là poi dello stato d'animo, della prestazione che può non essere stata proprio delle migliori. Sì, esatto, l'importante era portare a casa 3 punti, perché dovevamo pensare ora a blindare il secondo posto prima possibile per poi ricaricare un po' le batterie, che siamo, veniamo da un mese dove giochiamo ogni 3 giorni e abbiamo bisogno di ricaricare un po' le batterie, e quindi la partita non è stata la migliore dall'inizio del campionato, però siamo contenti per aver portato a casa 3 punti. Però fisicamente c'eravate, forse la stanchezza in questo momento è un po' mentale dopo la rincorsa al manto, adesso un po' dovete trovare nuovi equilibri, un nuovo assestamento, no? Sì, esatto, più è la fatica mentale, perché caricare quella è più faticoso che caricare le energie fisiche, e soprattutto non vedere più l'obiettivo così vicino come è stato per tutto il campionato, del primo posto, magari ci ha un po' distrutto mentalmente, però ora appunto dobbiamo ricaricarci e portare a casa la Coppa Italia e il secondo posto. Perdonami la battuta, che tanto battuta non è. Sei rientrato titolare dopo che insomma l'ultimo modulo ti aveva in qualche modo sacrificato, rientri, segni, il Padova vince, dai. Non è proprio del tutto un caso. No, beh, le scelte le fa sempre il mister, e con quel modulo contro il Catania era andata bene, quindi l'ha riproposto che il campionato purtroppo non è andato bene. Personalmente sono contento di aver fatto bene oggi e ho dato anche un segnale al mister. Beh, insomma, non credo ne avesse bisogno il mister, perché hai giocato praticamente sempre. Sì, no, quello è vero, però sai, bisogna sempre mettersi in discussione ogni allenamento, ogni partita, per cercare di migliorare. Senti, il cuore e la dedica era per Viola, immagino. Sì, esatto, per Viola, sempre la mia ragazza, che oggi purtroppo non era qua a vedermi, però da casa mi segue sempre. Sì, però ti avrà visto, ti avrà gioito della dedica, no? Certo, è stata la prima a scrivermi, infatti, appena sono entrato in spogliatoio, è stata lei subito che mi ha chiamato, quindi... Cosa scritto? Complimenti, finalmente, sono contento per te. Così magari anche a casa sei più di buon umore, no? Lo sai lo stesso. Sì, sono sempre di buon umore, però oggi un po' di più, dai. Oggi un po' di più, senti. È successo un miracolo. Oggi è successo un miracolo, benissimo. Miracolo. Il mister che si prende. San Pietro, quanto è il 29 giugno? Sì, insieme a San Paolo. Anticipato. San Vincenzo quando è? 5 aprile. 5 aprile è tra poco. Vabbè, al di là di tutto, un stato d'animo, quelli insomma ritrovati, positivo per questa finale di Coppa che si attende martedì, il primo trofeo di stagione, diciamo, primo obiettivo da raggiungere. Sì, esatto, adesso il nostro obiettivo principale, perché arriva tra 4 giorni, è quello di portare a casa la Coppa Italia. Dobbiamo ricaricare, come ho detto prima, le energie mentali, e poi penseremo al campionato e ai playoff, poi eventualmente se dovrebbero esserci da secondo, speriamo. Senti, come vedi la partita col Catania adesso, per carità, avete appena finito questa, però insomma avete vinto all'andata, però insomma sarà difficile, sarà dura, anche tra l'altro in uno stadio diciamo un po' particolare, perché non ci sarà nessuno. Sì, esatto, il fatto che non sia il pubblico magari da una parte ci dà una mano, perché comunque sarebbero stati tanti tifosi ospiti, cioè casalinghi, e quindi tutti avversari, però l'atmosfera sarà un po' non da finale, insomma, quindi sarà ancora più difficile entrare in partita e essere pronti. Insomma, il Padova c'è, lo vuole. Certo, il Padova c'è, lo vuole, vogliamo portare a casa. Grazie Pietro. Grazie a voi.